Amici del Pordenone Calcio e non solo, abbiamo una sorpresa graditissima qui con noi all'Eurosporting di Cordenons in occasione del Challenger 2019 ATP. Abbiamo l'ex attaccante dei Neroverdi Emanuele Berrettoni, ora passato al ruolo dirigenziale di direttore di campo. Emanuele, insomma, si conferma questo feeling, no? Fra il Pordenone Calcio e l'Eurosporting. Sì, insomma, è una cosa che portiamo avanti ormai da diversi anni, a cui teniamo molto. Qua ci sentiamo comunque a casa, soprattutto in questo contesto, durante questo evento bellissimo, fantastico che porta avanti appunto l'Eurosporting, che fa bene secondo noi allo sport e soprattutto alla comunità tutta. Chiaramente, insomma, mi viene da pensare che magari un po' di nostalgia di campo l'avrai. Mi immagino là che sulla tua scrivania un bel pallone abat-jour, coi colori nero-verdi del Pordenone, no? Ti sarei già messo. No, ho tenuto solamente il numero dello spogliatoio, l'ho messo sul tavolo della scrivania. Poi per adesso, sinceramente, è un lavoro che prende tanto tempo e non c'è ancora tutta quella mancanza del campo. Vediamo un po' se magari arriva dopo, ma comunque sono abbastanza tranquillo perché è una decisione presa totalmente da me, quindi ero consapevole, è stata ben ponderata. Chiaro. Ovviamente siamo alla vigilia ormai della nuova stagione di Serie B, insomma sabato, lunedì, scusate, martedì avrete la presentazione delle nuove maglie neroverdi in piazza con la presentazione della prima squadra e credo anche delle giovanili, giusto? E poi debutto Stiamo vedendo se riusciamo a chiaro. incastrare il tutto. E poi il debutto chiaramente alla Dacia Arena contro Frosinone. Insomma, che tipo di campionato ti aspetti per voi? E insomma, questo debutto veramente già probante, no? Con i ciociari. Insomma, è un debutto che ci mette subito di fronte una delle favoritissime per la vittoria finale. Penso sarà un campionato comunque difficile, lungo, però noi penso che riusciremo a farci trovare pronti. Abbiamo lavorato bene in ritiro durante l'estate, abbiamo cercato di mettere a disposizione del mister una rosa secondo noi valida per cercare di salvarsi. E poi sarà un campionato tutto da scoprire, nel senso che è il primo della storia del Pordenone in Serie B, quindi siamo tutti un po' curiosi. Possiamo dire che praticamente insomma, la squadra è fatta o ci dobbiamo aspettare ancora qualche sorpresina negli ultimi giorni di calciomercato? C'è ancora qualcosina da fare, ci sono ancora delle uscite. E poi cercheremo di mettere a disposizione del mister l'ultimo tassello. Ciao. Tornando invece a questo torneo a bomba, che tipo di, insomma, chi ti piace, ecco, di questo tabellone che più o meno hai visto partecipa all'edizione 2019 del Challenger? Beh, speriamo sempre in Lorenzi come tutti gli anni, nel senso che insomma è la nostra punta di diamante, però seguendo da quest'anno ho visto un po' meno dal vivo, ho seguito un po' sui social e sulle dirette e vedo che comunque gli italiani stanno andando bene, movimento penso in crescita e speriamo che qualche italiano riesca a vincere quest'anno. Chiaro. E dei giocatori di vertice, che adesso so che avevi una simpatia per qualcuno in particolare, ma adesso mi sfugge. No, nessuna simpatia in particolare, a me piace vederlo nel mio piccolo perché a me piace, ma non sono un grandissimo intenditore, quindi vengo volentieri a vederlo, a seguirlo. Quindi insomma fra Rafa, Roger e Nole non hai proprio uno che senti di eleggere di più a tuo tennista? Federer naturalmente, ma perché è la mia stessa età, quindi penso sia insomma, un modello da seguire non solo per il tennis, ma proprio come persona, come personaggio pubblico di sport nel sociale, insomma, un esempio per tutti quanti gli sportivi.